Bene, è bello, è un onore che possiamo essere qua insieme a Mario oggi che è venuto a trovarci perché siamo amici da tanto tempo, come avete scoperto dal 1999, a maggio, 25 anni. 25 anni. E lui ha una grande missione molto bella in Sudafrica, ha una scuola e Sì, una scuola, tante cose. una scuola davvero importante. Pensate che non, allora, Mario, premesso che non piace essere presentato. Io credo che, allora, se adesso dico che è un grande uomo di Dio, ovviamente si arrabbia, ma poi la pagherò dopo. Sono un uomo normale con un grande Dio. Esatto, questo sì. L'ho detto perché lo dice sempre, sta cosa. Quindi, noi abbiamo avuto il grande privilegio anche di essere da lui in Sudafrica, abbiamo visto un'opera meravigliosa perché Mario non soltanto predica il Vangelo, ma lo pratica anche, Lo lo pratica. vive. Siamo stati con Lina e Gennaro, Con che lui sono Gennaro, sono... quasi riusciti, ma Sì. noi E ha sono questa fuori scuola, casa. e ha fra le altre cose, fra le altre missioni, ha questa scuola meravigliosa che ha impiantato a Hermanus, il punto più a sud del sud del Sudafrica, giusto? È molto bello perché grazie a questa scuola, migliaia, poi tu magari mi dai il calcolo, migliaia di ragazzi sono Può usciti, darsi. sicuro, in tutti questi anni, sicuro, migliaia di... Dall'87. Pensate un po', sono direttamente uscite dalle binovie e entrate nella vita civile, passando dalle scuole primarie, arrivando poi successivamente all'università, insegnamenti cristiani. È una cosa meravigliosa, avere una scuola che emoziona soltanto al pensiero. Sì. No, bellissimo. Vedete, Mario, lui predica la grazia, ma lui vive questa grazia mettendo in pratica tutta la forza che viene dalla grazia, facendo tante cose, perché noi, come sappiamo, la grazia non è il ricevere la salvezza, eccetera, l'amore di Dio e poi non fare niente. E lui è uno che lavora sempre, continuamente, notte e giorno, e poi Scusate, arriva un la sera. attimino, eh? Allora, ciao, Ciao ciao, Mario. ciao. E lui è uno che mette in pratica tutto quello che il Signore gli mette a disposizione, anche di più. È una persona che vive davvero, perché noi l'abbiamo visto. Siamo andati insieme, vero Lina, con Zine e Gennaro, siamo andati insieme Abbiamo nelle township, abbiamo visto in destinazione. azione, sì. Siamo andati nelle township, No. dove è conosciuto, i bambini lo amano, le persone lo rispettano perché lui è un benefattore. E C'è anche da non lo dire dobbiamo che ci sono dimenticare. in questi posti dove non può entrare nessuno, Sì. e nonostante Mario e Celeste, davvero stiamo dicendo qualcosa di sbagliato, a te non piace, però è la verità. Sì, perché Quindi sono posti pericolosi. pensate quanto ris sono rispettati. Esatto. No, perché è semplicemente perché cerchiamo di fare quello che dovrebbe fare ogni cristiano, rappresentare l'amore di Dio, aprire le braccia. Gesù ha deciso che per assicurarsi che tutti sapessero che lui li avrebbe accettati in qualsiasi momento, ha inchiodato le sue braccia alla croce, così che saranno sempre aperte per tutta l'eternità. E quindi noi cerchiamo solo di fare quel nostro piccolo, di poter far capire a questi bambini che non sono dei numeri, non sono dei cittadini, non sono dei membri di... Sono gli No, ultimi. sono dei figli di Dio. È quello che cerchiamo di fare. E se la tua identità è basata su ciò che fai, non riuscirai mai ad avere soddisfazione. Ma se la tua identità è basata su chi sei, allora sì. Esatto. Allora non hai problemi. Esatto. Perché sappiamo chi siamo e viviamo quello che siamo. La chiave è questa. Autore, oltretutto, Mario, di innumerevoli libri che hanno cambiato La vita a tante persone. vite, esistenze davvero. Basta. Basta. Basta, Basta. non possiamo Adesso, fare più però vogliamo far condividiamo. vedere. No, dai, Possiamo adesso. far Dai, vedere il video della scuola? sì, quello Possiamo? volentieri, sì, Eh? quello Sì. volentieri. Ha fatto un video, Mario, breve, perché Sì, tanti ne ha due fatti. minuti. 2 minuti.
Ma è una sigla troppo bella. Thank you, Lord. Finisce così questo video. E vedete com'è bello quando si conosce proprio la grazia di Dio e si sa che si può vivere con la potenza di Dio, grazie alla grazia di Dio si possono fare tante cose, perché molte persone la capiscono male la grazia. Pensano grazia è 007 licenza di peccare, invece grazia è Sì, pure. 007 licenza di poter fare tutto quello che non potevamo fare prima, che non avevamo in mente di fare prima, che non ci passava neanche per la mente di fare prima, perché le nostre vite erano completamente diverse prima di conoscere la grazia di Dio, ma la grazia ci ha cambiati. Amen. Amen, e Amen. come? E meno male, perché sennò saremmo tutti una manica di falliti. Non ce n'è uno. Gesù l'ha detto così chiaramente, e purtroppo ci vuole il religionismo per complicare le cose. Gesù ha detto chiaramente, quando il giovane ricco gli ha detto, buon maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E lui gli ha detto, perché mi chiami buono? E ha detto, non c'è nessuno buono, solo Dio. Punto. Quindi il cristianesimo non è un modo per diventare buoni. Quello è quello che tristemente il religionismo ha sempre cercato di insegnare, che il cristianesimo è un manuale per diventare buoni, per migliorarsi. No, il cristianesimo è una sostituzione, perché non c'è nessuno buono, no, neanche uno. Paolo conferma nel Nuovo Testamento, nelle sue lettere, quando dice: tutti hanno peccato, non ce n'è uno giusto, tutti sono privi della gloria di Dio. Quindi è inutile che continuiamo a dire che ci sono i cristiani buoni, i cristiani medi, i cristiani di serie A, di serie B, quelli un po' più bravi, un po' più santificati. No, o sei figlio di Dio o non lo sei. O sei in Cristo o sei in Adamo. O sei una pecora o sei una capra. Non ci sono le capore e non ci sono le pecore. Gli animali ibridi non esistono. O sei vivo o sei morto. Il cristianesimo non è una sostituzione. Paolo stesso dice: io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E questa è la sostituzione. Non è questione di essere bravi o essere. Quelle sono cose che succedono dopo, forse, speriamo, perché conosco tanti cristiani che non sono bravi, però rimangono cristiani. E come diceva prima Cristina, il fatto è che quando c'è una misconception, c'è Un una malcomprensione. malcomprensione che dice: allora adesso che tu sei stato salvato, basta, non c'è più niente da fare. E effettivamente non c'è più niente da fare, ma quello che io dico è questo: adesso che non c'hai più niente da fare, cosa vuoi fare? Cosa Perché scegli? non hai niente da fare, non hai niente da fare, tu sei un figlio di Dio, non perché tu hai fatto qualcosa, ma perché Cristo ha fatto qualcosa. È attraverso il suo sangue che tu diventi un figlio di Dio. E una volta che lo sei, punto e basta, non potrai mai tornare indietro. Adesso che non hai niente da fare per essere. Cosa vuoi fare? Dai, facciamo qualcosa. Diamo una mano a questa impresa che si chiama Regno di Dio e vediamo di raggiungere qualcuno, vediamo di portare qualcuno a casa, vediamo di far salire le azioni sul mercato, vediamo di fare un po' di vendite, vediamo di fare qualcosa. Anche se ti siedi e non leggi una parola, non leggi mai più una pagina della Bibbia, non fai niente di buono, non preghi un giorno, non vai come non fai niente dal momento in cui diventi cristiano, al momento che muori, figlio sei e figlio resti. Ma che vita buttata via! Ma che Capisco. vita buttata via! Ci sono due dimensioni. Posso? Certo. Ci sono due dimensioni nella vita. La dimensione, come in una croce. Dov'è la croce? Eccola. Eccola qua. Come nella croce c'è una. Aina! C'è Questa è una la dimensione verticale. Vedi, io mi sono fatto male, ma non avrei dovuto farmi male perché tutto il male l'ha preso lui. E perciò sta là. perciò sta là. La dimensione verticale è quella che va da me a Dio e quella rappresenta la vita eterna. La vita eterna non me la può toccare nessuno perché non è mia, è sua. La vita eterna non può essere umana perché è eterna. Come dicevo oggi, o ieri, non mi ricordo, Adamo non era eterno, Adamo era immortale. Adamo era stato creato immortale.
Perché? Perché aveva un inizio e non avrebbe avuto fine se non avesse disubbidito a Dio che gli ha detto non mangiare l'albero Del male. della conoscenza del bene e del male, perché quando lo mangi muori. Ci ha messo 960 anni, però alla fine è morto. Ma lui non era eterno, perché non c'è nessuno eterno, l'unico eterno è Cristo. Ed ecco perché il momento che tu accetti Cristo in te, tu accetti la sua vita, non accetti una vita migliore, non è lui, non ti aggiusta la tua, no, lui ti mette sulla croce e ti uccide, ti accide, Sì, ti uccide, l'ammazza. Accide, infatti. ti accide, e non ti aggiusta, non è un miglioramento, non è, no, è un'uccisione. È una risurrezione in Cristo, quindi quella dimensione non te la tocca nessuno. Ma c'è un altro tipo di vita: se questa è la vita eterna, c'è un altro tipo di vita che è quella che Gesù ha detto: sono venuto a portarvi vita e vita in abbondanza. E quell'amore mio, quella te la puoi distruggere perché dipende da te. Questa dimensione, quella orizzontale, è la vita in abbondanza. Se tu non ascolti la guida di Dio, la guida dello Spirito di Dio, se, in altre parole, se tu vai a fare le scemate che facevi prima, Paolo dice quello che facevamo prima che non ci ha portato nessun risultato, continui a avere la vita abbondante, non ce l'hai, e sono sicuro che ognuno di voi conosce qualche cristiano che ha buttato via la sua vita, pur rimanendo con la vita eterna. Ha buttato via la sua vita, le sue relazioni, la sua famiglia, la sua salute, la sua libertà tante volte, perché non ha seguito quella guida che aveva dentro di lui. E quindi, ecco. Amen. Amen. Possiamo dire amen. Quindi una volta che la relazione verticale, cioè Dio scende dal cielo, noi saliamo in cielo perché è un salire e Siamo, scendere, è la è sua, la eh. sua via, allora possiamo. Cambia la nostra vita, cambiano le relazioni se noi glielo Se permettiamo. noi glielo Se noi permettiamo. glielo permettiamo. Ma sai, ti dicevo che proprio prima di venire qui ho pensato a una cosa. In Efesini 1:7 la Bibbia dice che tutti i nostri peccati sono stati perdonati attraverso la sua grazia. In Colossesi 2:13 dice che Dio vi ha vivificato anche voi che eravate morti nei vostri peccati, non imputandovi, e quindi tutti i nostri peccati sono perdonati. E quella è un altro misconception, dillo Una un'altra volta. cosa co mal compresa. Una cosa mal compresa degli insegnamenti che purtroppo si ricevono normalmente, il fatto che Gesù ha perdonato tutti i nostri peccati. Quello non è tutto il Vangelo. Dan, 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 dan. Nonna mi sta guardando con. Non è tutto il Vangelo, perché se lui ti avesse perdonato tutti i peccati, allora vorrebbe dire che Romani 8:1, dove dice ora non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, sarebbe limitato al periodo prima della tua salvezza. Ma non lo è, perché io lo leggo oggi, dopo 40, quanti sono? 82, dopo 42 anni che sono stato salvato. Leggo Romani, mazza, ma questa Bibbia qui, ragazzi, mamma mia, Si è è presa di mazzate. maciullata. Romani 1, No, Romani 8:1, 8. che dice: non c'è, ora, 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 ora non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. Sì, ma ora non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Se io lo leggo oggi, 42 anni dopo che sono salvato, e i miei peccati non sono stati perdonati, tutti, passati, presenti e futuri, e sono problemi, perché ora io, 5 minuti fa, ho peccato. Che hai fatto? Non lo so, ma ho peccato senz'altro, perché non avendo fatto qualcosa che avrei dovuto fare, è già peccato. Ma magari pensando a una certa persona che ha il volume della radio molto alta, magari ho peccato. Magari inciampando, che ne so. Ognuno di noi è una catastrofe, in un modo o nell'altro è una catastrofe. Ecco perché Gesù ha predicato il famoso sermone sul monte, che io chiamo sermone killer, perché io di lì non ne esce vivo uno.
Non ne esce vivo uno, perché il sermone sul monte non ti dice soltanto che non puoi fare determinate cose, ma ti dice che non puoi neanche desiderare di fare determinate cose. Quindi non solo devi dare tutto quello che hai a chi te lo chiede, ma devi anche volergli dare tutto quello che hai a chiunque te lo chiede. Non solo non puoi commettere adulterio con una donna che non è tua moglie, ma non devi neanche pensare di volerlo fare, che magari non se ne accorge nessuno qui nella testa, però non devi neanche pensare di volerlo. Non solo devi perdonare tutti, ma devi anche desiderare di perdonare tutti. Non solo devi dare l'altra guancia a quello che ti danno lo sganassone, ma anche devi desiderare di dargli. Devi dire: vieni, vieni, vieni qua, dai, ma dai, te, beh, che, dammi pure questo. Grazie, grazie. Non so, cioè, non è solo quello che non fai, ma dentro di te Dio sa quello che succede, e quindi siamo tutti in una manica di peccatori. Quindi, come faccio a leggere ora, in questo momento, alle 7 e 3 minuti del 5, che è? Del 5 novembre 2024, come faccio a dire che ora per Babbo Mario non c'è condanna? Semplicemente perché tutti i miei peccati, passati, presenti e futuri, sono stati perdonati una volta per sempre. Ed ecco la mia vita eterna che non può essere toccata. Sono stato perdonato, liberato, santificato, salvato una volta per sempre, quello che dice Ebrei 10:14, con una sola offerta. Egli ha reso perfetti per sempre coloro che ha santificato. Quindi una volta per sempre. Vi faccio un esempio. Supponiamo che ho 1 milione di euro di debiti. Banchiere mi telefona. Mi faccio marchio e qui bisogna che faccia un saltino in banca perché un milione dobbiamo denunciarlo. Io vado immediatamente. Il banchiere esce di corsa, mi guarda con una faccia stralunata, mi dice: sì, marchio, non sa cos'è successo. No, che è successo? È passato il signor Vacca e ha messo 1 milione di euro sul suo conto. Dico: allora io sapevo che Pino mi voleva bene, però. Vabbè, va bene. E quello è il Vangelo che viene predicato. Gesù ha perdonato tutti i tuoi peccati. Il tuo debito che avevi accumulato fino a quel momento è stato cancellato perché ha pagato, lui ha pagato per tutti i tuoi peccati. Ma non si ferma lì, perché il banchiere mi guarda e fa, dice: signor Marchio, ma lei non sa un'altra cosa? Il signor Gennaro è passato e ha versato 50 milioni di euro sul suo conto e ha detto: qualsiasi cosa Mario spende, rispondo io. Quello è il vero Vangelo. Gesù non ha pagato per i peccati che tu avevi, ma ha dato la sua giustizia, la sua giustezza, la sua santificazione, la sua perfezione a te perché tu possa essere coperto da qualsiasi debito che puoi, da qualsiasi peccato che puoi peccare per il resto della tua vita. Esempio, il figlio prodigo torna a casa da papà, sappiamo tutti la storia, eccetera, eccetera, ha sperperato la sua eredità, quindi ha buttato via un sacco di soldi che appartenevano a papà, gli ha rovinato il nome, ha fatto quello che ha fatto, arriva, torna a casa, papà se lo abbraccia, se lo bacia, fa portare la veste più bella, che era la veste, che è l'ombra di quella, la veste che portava Giuseppe, il figlio di Giacobbe, la veste del leader, di colui che non ha da lavorare, che è un'ombra della grazia, e quindi gli dice: mettetegli la veste di colui che non ha bisogno di lavorare, perché figlio è e figlio resta. E dopo cosa gli dà? Gli dà l'anello. E cos'era l'anello? L'anello a quei tempi era come una carta di credito. Con quell'anello, con il sigillo, tu potevi comprare, vendere. In altre parole, cosa gli dice il padre? Non solo ti perdono per tutti i soldi che hai buttato via, ma ti do anche quelli che ho adesso, li puoi buttare via un'altra volta, non cambia niente, perché tu sei mio figlio e tutto quello che ho io appartiene a te. E quello è il Vangelo. Il Vangelo è che non solo Gesù ti ha perdonato di tutti i peccati, ma è quello che lui ha messo la sua identità dentro di te, la sua vita dentro di te, la sua santificazione dentro di te. Tu non sei più un peccatore che è stato salvato per grazia. No, tu sei un figlio di Dio, santificato, perdonato, elevato alla destra del Padre una volta per sempre, per tutta l'eternità. Amen. Bene.